Care compagne, cari compagni, io chiaramente soprattutto al congresso di SEL non posso limitarmi e non voglio limitarmi a un saluto formale, a un augurio di buon lavoro. Se non fosse altro perché insieme abbiamo condiviso gran parte di questo percorso e gran parte delle battaglie soprattutto sul territorio. Io per questo ringrazio Sinistra Ecologia Libertà, in particolar modo Giulio, dell'invito. E ringrazio anche del contributo e della collaborazione che abbiamo avuto, l'ha ricordato Giulio nella sua relazione, in questi anni. Io ero già segretario quando abbiamo cofondato Sinistra e Libertà, un periodo importante della nostra storia, una scommessa importante che vedeva porre all'attenzione della politica italiana e vedeva porre all'attenzione mediatica un progetto diverso, lo è stato ricordato. Un progetto diverso che partiva da alcuni valori fondamentali che facevano capo alla nostra tradizione di sinistra, alla nostra tradizione socialista e alla nostra tradizione socialista europea. Vengo da pochi giorni dal nostro congresso nazionale di Venezia, dove è venuto a portare il suo saluto Nichi Vendola, e dove insieme al nostro segretario nazionale Riccardo Nencini e assieme ai molti compagni che erano presenti abbiamo rilanciato un progetto di socialismo europeo in Italia. Abbiamo rilanciato un progetto di cultura socialista in Italia. Il Partito Socialista Italiano è felice che Sinistra Ecologia e Libertà abbia preso la scelta decisa, univoca, di aderire al Partito Socialista Europeo e siamo contenti che insieme a noi in Parlamento abbiano sostenuto e abbiano cofirmato una mozione che obbliga i partiti alle prossime elezioni europee di maggio a sostenere con chiarezza un candidato alla presidenza della Commissione Europea, firmata da noi e da sé. Quindi con un sostegno deciso a Schulz e un sostegno deciso al manifesto del socialismo europeo e alle politiche del socialismo europeo. Un sostegno non acritico, come è stato detto sia dal nostro segretario nazionale sia da Vendola. Un sostegno alla tradizione socialista europea che vuole recuperare attenzione alle bandiere, che vuole... Sì, le prospettive della sinistra hanno... Dicevo, un progetto di socialismo europeo non acritico, ma un progetto di socialismo europeo che vuole recuperare quelle politiche chiare che hanno sempre contraddistinto il nostro operato, però all'interno di una famiglia più ampia, una famiglia che in Europa sta vivendo un momento di crisi, una famiglia che in Europa però è l'unica che può fare la differenza, perché le nostre politiche sociali, lavorative, culturali, sempre di più devono collocarsi in una prospettiva europea e sempre di più devono collocarsi all'interno di una famiglia più ampia. A livello nazionale, seppur su due schieramenti diversi, perché noi appoggiamo il governo, mentre Sinistra Ecologia e Libertà non appoggia questo governo, abbiamo comunque trovato momenti importanti di unione e di collaborazione all'interno delle Camere e abbiamo trovato momenti importanti di collaborazione nelle prospettive future, appunto nelle prospettive del socialismo europeo e nelle prospettive di cultura condivisa socialista che può fare la differenza su quelle tematiche fondamentali che ricordava Giulio nella sua relazione. Noi siamo stati i primi a livello locale a lanciare questa unità delle forze che fanno riferimento al Partito Socialista Europeo, perché quando noi insieme abbiamo inventato la prima sperimentazione di Sarzana e abbiamo iniziato a collaborare su programmi condivisi e a collaborare su politiche del territorio condivise, abbiamo lanciato questo progetto. E questo progetto ci ha pagato non solamente dal punto di vista elettorale, ma credo soprattutto dal punto di vista culturale, perché insieme siamo riusciti a portare un contributo programmatico importante alle elezioni di Sarzana prima, alle elezioni di Spezia poi, dove insieme alle altre forze politiche, dopo un periodo di indecisione di Sinistra Ecologia e Libertà, siamo riusciti a portare un contributo importante su alcune tematiche fondamentali, sui famosi 5 punti
che non ci hanno fatto dormire la notte su altri punti importanti come quello dei diritti civili, come quelli di politica più generale e nazionale che sono entrati con forza all'interno del programma e sul quale il sindaco poi ha costruito anche il suo programma di governo tenendo ben conto quelli che sono i principi fondamentali che abbiamo messo in campo come forze politiche e poi ancora le elezioni di Sarzana dove abbiamo ottenuto un risultato importante come PSI e SEL facenti riferimento al socialismo europeo e dove ci siamo confermati come seconda forza del centro-sinistra. Certamente abbiamo vissuto anche dei periodi di difficoltà. Noi con i compagni di Sinistra Ecologia Libertà abbiamo sempre dialogato, abbiamo un gruppo a Spezia come a Sarzana, ma devo dire anche in altri comuni del territorio dove abbiamo espresso candidati condivisi, faccio per esempio riferimento a Levanto, abbiamo comunque preso una denominazione importante che ci responsabilizza, perché facciamo anche nei nostri gruppi riferimento al socialismo europeo, alla tradizione socialista europea, e abbiamo messo insieme due culture che hanno portato a progetti importanti all'interno del Consiglio Comunale e dei Consigli Comunali e a progetti importanti nell'ambito della politica del territorio. Ci siamo sempre contraddistinti, e questo il sindaco ce lo riconoscerà, ce lo ha riconosciuto, sia per la disponibilità al dialogo, sia per il sostegno riformista alle politiche del territorio, con scelte di responsabilità e con scelte che hanno cercato di rafforzare quella che è la posizione del centro-sinistra in una prospettiva non immediata, ma in una prospettiva di futuro, anche di scelte difficili, ma che possano costruire per la nostra città e per la nostra provincia una prospettiva migliore. Abbiamo condiviso delle scelte, abbiamo messo insieme delle politiche, a volte purtroppo in maniera un po' schizofrenica, nel senso che ci siamo trovati a condividere delle tematiche che poi a volte sul territorio non vengono declinate nello stesso modo. Da questo punto di vista doveva essere migliorata la comunicazione e trovo a volte momenti di imbarazzo, soprattutto per quanto riguarda alcune tematiche come i diritti civili. In alcuni comuni siamo riusciti insieme, soprattutto dove siamo insieme, ad approvare subito il registro delle coppie di fatto, ad approvare subito mozioni che avessero una forte caratterizzazione politica sia locale che nazionale. In altri, Lerici, alcuni comuni della Val di Magra, viviamo in una situazione di imbarazzo e di poca chiarezza dove per esempio SEL ha deciso di appoggiare alcune modifiche che levano per esempio la denominazione anche dello stesso sesso all'interno delle mozioni o che stemperano un po' quel significato politico importante che invece è dato e deve essere dato a battaglie di tipo politico sul piano locale, perché sappiamo tutti che non cambierà il registro delle coppie di fatto a livello locale la legislazione nazionale. Sappiamo tutti che non porterà la pensione di reversibilità per le coppie dello stesso sesso, però sappiamo che ha un significato politico importante. Sappiamo che se in tutti i comuni dove siamo approviamo in maniera omologa dei regolamenti sulle coppie di fatto e su 8.000 comuni italiani dove siamo riusciamo a fare la differenza e riusciamo a portare quelle politiche, forse anche il legislatore nazionale prenderà visione di questa nostra volontà. Abbiamo condiviso insieme politiche del territorio importanti per quanto riguarda ACAM, per quanto riguarda il lavoro. Siamo stati tra i primi, insieme ai comunisti italiani, ad altri compagni, a portare all'attenzione la questione dell'università con una mozione e un ordine del giorno fatto immediatamente in Consiglio Comunale. Siamo riusciti a collaborare con l'amministrazione perché su questo vi fossero dei risultati importanti e crediamo insieme di aver portato un contributo sulla comunicazione che è stato un pochino l'anello debole delle amministrazioni del territorio, non solamente del Comune di Spezia, ma di tutte le amministrazioni, un po' di mancanza di comunicazione e di condivisione. E abbiamo cercato di farlo in un'ottica generale che non tenesse conto, o non tenesse solo conto, dei nostri bacini elettorali. Insieme abbiamo condiviso e abbiamo difeso la scelta lavorativa di ACAM. Il mio partito esprime l'unico sindaco di centrosinistra non del Partito Democratico sul territorio, l'unico, il sindaco di Sesta Godano. Tutti gli altri sindaci di centrosinistra appartengono al Partito Democratico.
Nonostante questo, e nonostante la discarica di Mangina sia nel territorio della Val di Vara, abbiamo responsabilmente, credo, sostenuto una scelta complessa, coraggiosa, insieme ai compagni di Sinistra Ecologia e Libertà, insieme ai compagni misti italiani, al Partito Democratico e alle altre forze di centrosinistra, che potesse portare al risultato migliore nel lungo periodo, al risultato migliore per il territorio, al risultato migliore dal punto di vista lavorativo. Certo, a volte abbiamo dovuto sostenere anche il fuoco amico. Questo per noi è stata una fatica ulteriore, nel senso che sicuramente per le segreterie dei due partiti, per i gruppi consigliari, per i direttivi, sarebbe stato ancor più positivo instaurare quel clima di dialogo che ha sempre contraddistinto la nostra collaborazione. Noi soprattutto su Spezia abbiamo avuto un periodo florido, dove abbiamo fatto direttivi congiunti, abbiamo fatto segreterie congiunte, dove abbiamo incontrato i nostri gruppi consigliari e dove abbiamo fatto la differenza in maggioranza, perché abbiamo portato quelle politiche e quelle tematiche che altri non avevano il coraggio di portare. Noi, nella nostra provincia, insieme anche ad altre forze politiche, abbiamo portato quel contributo culturale, per forze sì, sicuramente più piccole, ma che hanno contribuito in maniera fondamentale alla riuscita delle coalizioni di centrosinistra e soprattutto a fare dei programmi elettorali, dei programmi di centrosinistra che avessero al centro il cittadino, i diritti sociali, il lavoro, l'ambiente e la cultura. Perché siamo rimasti tra i pochissimi a difendere la cultura, a difendere la scuola pubblica e a difendere la cultura di qualità, collegata al merito. Siamo gli ultimi a farlo e siamo gli ultimi a dirlo con forza. Da questo punto di vista, io sono convinto che il vostro congresso porterà un contributo importante alla politica provinciale, sono convinto che la collaborazione tra socialisti e SEL abbia portato a risultati importanti e mi auguro che anche in futuro, subito, come ha detto anche Vendola, pare alle elezioni europee e poi negli oltre 20 comuni che ci vedono protagonisti qui in provincia, saremo in grado di portare un contributo positivo a lavorare insieme per il bene dei cittadini, per il bene della nostra provincia e per continuare a combattere sui valori che noi riteniamo parte della nostra storia.